provo un po' a raccontare la nostra esperienza. Tengo un occhio all'orologio perché questi tempi mi sembrano sempre molto delicati. Sono alcuni spunti di riflessione a partire un pochino dalla nostra esperienza. A quale narrazione in particolare ci riferiamo? All'esperienza della rete delle famiglie affidatarie, all'esperienza delle famiglie risorsa che abbiamo all'interno della nostra realtà e all'esperienza delle famiglie affidanti. Le prime intuizioni avute anni fa, l'accoglienza familiare come punto di partenza, la scelta di vivere delle esperienze di accoglienza partendo dal proprio sistema di vita, dalla propria individualità. All'epoca, nella nostra realtà, c'erano alcune situazioni di famiglia che si erano messe a disposizione. Seconda scelta, la seconda intuizione, è stata quella di non istituzionalizzare il disagio, ma di lasciare coinvolgere i nostri sistemi di vita familiari. E infine, l'ho già anticipato, la presenza di una disponibilità familiare. Come ci siamo un pochino mossi in questi anni? Da una parte attraverso la promozione di servizi professionali al nostro interno, dall'altra il tentativo di creare delle connessioni e dei legami tra le famiglie e quindi creare una rete di famiglie e infine anche la cura del territorio all'interno del quale ci siamo trovati ad operare. Uno degli elementi per noi importanti, uno dei problemi anche a cui che abbiamo incontrato è stato quello di creare delle connessioni, di creare dei legami. Tra che cosa? Essenzialmente tra i minori e le famiglie, tra il tema della riparazione e il tema della promozione, tra il tema della tutela ma anche il tema della cura, tra il mondo del privato sociale e il mondo pubblico, tra i ruoli professionali e informali, tra lo sviluppo dell'affido e anche la promozione delle competenze del territorio di farsi carico delle situazioni presenti e quindi delle comunità educanti. Quali sono alcuni elementi che hanno un po' caratterizzato questo lavoro? Ci siamo accorti di aver avuto l'idea di famiglia come una realtà unica, originale e ripetibile. Quindi ogni famiglia è portatrice di un'unicità che abbiamo cercato di riconoscere e di rispettare. Secondo aspetto, che secondo noi è stato un pochino importante di questa esperienza, è il tema della vulnerabilità come risorsa per azioni di cura. Al nostro interno abbiamo utilizzato per molti anni lo slogan "ci vuole un villaggio per far crescere un bambino". Chi conosce un po' il mondo del CNCA sa bene che questo è stato un po' uno slogan che abbiamo utilizzato. Anche al contrario però, se non c'è un bambino, da un certo punto di vista anche simbolo di fragilità, non c'è una comunità intorno che può esprimere la propria cura. E da questo punto di vista anche scoprire che la cura verso la vulnerabilità è anche la cura verso la vulnerabilità di ognuna delle famiglie presenti e non una vulnerabilità sempre all'esterno, ma anche una vulnerabilità interna. Terzo aspetto, a nostro avviso significativo, è l'aver colto le famiglie anche come soggetto evolutivo. Le famiglie non sono uguali a sé. Una famiglia di 30 anni, quando ne ha 40, quando ne ha 50, quando ha concluso il percorso generativo di accompagnamento di un figlio, quando invece arriva un bambino, quindi sono anche portatori di bisogni diversi. E da questo punto di vista riuscire a cogliere la famiglia come soggetto evolutivo ha portato anche la nostra realtà ad evolvere insieme all'evolvere delle famiglie e ad essere sempre più articolate e flessibile per essere vicine ai bisogni diversificati che le famiglie al nostro interno hanno portato nel tempo. Che cosa oggi ci stanno chiedendo le famiglie? Ci pare che ci stiano chiedendo un aiuto a dare senso al quotidiano, a quello che vivono. Non ci stanno chiedendo la soluzione magica ai problemi, ma ci stanno chiedendo di essere un po', di aiutarli, di aiutarci reciprocamente a dare senso alle pieghe della vita di ognuno di noi per evitare che queste diventino sterili, aridi. Ci sembra che un secondo elemento importante che emerge è il tema del fare esperienze di cose buone. Le famiglie ci chiedono la possibilità di vivere alcune esperienze, di fare di avere delle opportunità, delle occasioni per rileggere le esperienze che stanno vivendo, anche perché attraverso la rilettura delle esperienze vissute c'è la possibilità di conoscere,
di conoscersi e di arricchirsi anche di nuovi sguardi per leggere quello che si sta vivendo oggi e quindi diventare anche capaci di sguardi più articolati, meno rigidi, un pochino più permeabili. Ci stanno anche un po' chiedendo di aiutarci, perché ognuno di noi ha anche famiglia dentro questo processo, ad intrecciare i legami tra il mondo sociale e il mondo familiare, quindi non creare delle spaccature tra ciò che la famiglia vive dentro il proprio sistema e quello che vive la famiglia come appartenenza a un sistema sociale, appartenenza a una comunità locale, come appartenenza a un progetto, ma di creare degli intrecci, dei legami, proprio perché quello che si va a vivere non può essere separato, ma necessita di essere un'espressione appunto della propria vita, un'espressione dei propri pensieri che evolvono, ma che però necessitano di contaminare diversi ambienti all'interno dei quali si vive. Ci chiedono di aprire spazi di riflessività sulle vicende umane. Prima si parlava di povertà cognitiva e le famiglie ci stanno davvero chiedendo la possibilità di creare degli spazi intorno ai quali poter riflettere, trovare dei nomi, trovare delle parole nuove, delle parole interessanti, delle parole evocative che dicono ciò che le famiglie stanno vivendo. Come operatori dentro questo percorso che stiamo facendo, che cosa abbiamo immesso? Abbiamo messo una relazione come azione comunicativa, abbiamo immesso quindi degli strumenti che andassero a promuovere delle azioni comunicative dentro però una relazione che evolve e che si costruisce. Abbiamo provato ad immettere uno stile del fare delle esperienze, del vivere delle esperienze insieme. Abbiamo trovato, sperimentato dei modi diversi per dare potere decisionale alle famiglie. Se parliamo delle famiglie affidanti, abbiamo sperimentato dei modi per dare parola ai loro vissuti, per permettere loro anche di essere ascoltati nei loro contesti. Alle famiglie affidatarie, ad esempio, il potere decisionale, poter decidere insieme anche alcuni percorsi di cura del gruppo stesso, di poter essere con i servizi e con gli operatori nel portare avanti l'esperienza anche, ad esempio, il mio figlio. Il dare voce, quindi il trovare dei modi nuovi per esprimere quello che le famiglie stanno vivendo, per evitare che rimanga una piccola nicchia esperienziale, ma che al contrario diventa anche un'opportunità di promozione culturale e che quindi anche le famiglie sentano che attraverso la loro esperienza vanno non solo a vivere un qualcosa di significativo per loro, ma anche a promuovere un sapere, delle esperienze, un sentire intorno a loro, nelle loro comunità, che diventa estremamente interessante. Il valore dell'errore, per noi questo è un dato importante, nel senso che abbiamo un pochino scoperto che sì, sbagliando si impara, questo ci hanno insegnato anche i nonni, però probabilmente abbiamo un attimino un po', come dire, apprezzato che nel guardare gli errori abbiamo avuto modo di conoscerci un po' di più, non solo perché abbiamo visto che cosa l'errore ha prodotto, ma anche come noi in quell'errore ci siamo giocati e che cosa all'interno di quell'errore ha messo in gioco del nostro modo di stare insieme. E da questo punto di vista l'errore è diventato davvero un'opportunità anche di crescere, un'opportunità evolutiva importante. Dicevamo prima delle azioni comunicative che abbiamo provato a introdurre all'interno della nostra esperienza e qui abbiamo provato a fare alcuni slide, effettivamente, o di slogan, alcune delle esperienze che abbiamo un po' vissuto. Abbiamo provato ad inventare dei laboratori di parola all'interno dei quali appunto la parola, questo lo diceva una filosofa importante, non oso dire il nome perché c'è qua Ivo e se per caso sbaglio poi tornando a casa mi corregge, come dire, il parlare, il poter utilizzare le parole ci permettono di parlare da una parola privata ad una parola collettiva che quindi diventa già azione, già una forma di azione e ogni pena davvero può essere sopportata se si narra o se se ne fa una storia e che quindi se non rimane qualcosa di chiuso, ma se al contrario viene messo in gioco. Alla fine, se ho ancora mezzo minuto di tempo, vi leggerò alcuni dei brani che alcune delle famiglie hanno scritto rispetto alla loro esperienza di affido o di famiglia affidante. Parlavamo prima del fare esperienze.
ognuno di noi cresce, ci siamo detti, definendosi anche a partire dalle esperienze vissute e dai significati che vengono attribuiti alle esperienze e agli eventi vissuti. Con le famiglie abbiamo un pochino scoperto che l'esperienza è discorsiva, non è mai compiuta in sé, si realizza, si svela, si rivela poco alla volta. L'esperienza è anche il presente che stiamo vivendo e che porta alla necessità di essere vissuta, compresa e condivisa. Ed è possibile modificare e prendere prospettive di significato più permeabili. Queste parole, che adesso sembrano un po' così fredde, distanti, in realtà nascono da tutto un lavoro fatto con le famiglie. Ci sono slide, ci sono frasi dette dalle famiglie che vanno proprio nella direzione nel dare valore alle cose fatte, ma soprattutto a come, attraverso il modo degli altri di leggere le esperienze vissute insieme, portano anche ad acquisire degli sguardi diversi dal proprio e quindi anche di ampliare e diversificare il proprio sguardo. Parlavamo di errore, vedere la bellezza dentro l'errore. Questa slide l'abbiamo un pochino scelta ad un convegno che avevamo preparato a Bergamo tempo fa, fatto con le famiglie affidanti, famiglie che così si sono rappresentate, a volte vengono anche, non a volte, quasi sempre vengono viste come famiglie che hanno fatto tanti errori, sono le famiglie di cui ci prendiamo cura dei nostri servizi. Ecco, lì dentro dicevamo come anche nell'errore è possibile vedere la bellezza. La Torre di Pisa ne è uno degli esempi più eclatanti dal punto di vista simbolico, però ci dice molto come anche attraverso lo sbaglio c'è la possibilità di capire un po' più di noi, degli altri, anche del contesto che viviamo. Infine un'ultima nota sulle risorse economiche. L'abbiamo un attimino un po' definito un approccio redistributivo delle economie. Sicuramente questo progetto ha un costo, ci sono delle risorse economiche che abbiamo avuto attraverso dei bandi, attraverso delle fondazioni, come anche attraverso l'ente pubblico nel momento in cui ci chiama a ricercare una delle nostre famiglie affidatarie per dei minori che necessitano dell'inserimento eterofamiliare. Però ci sembra che queste risorse in un approccio redistributivo riemettano nel tessuto sociale della nostra città tantissime risorse familiari che diventano disponibili per promuovere nel loro territorio anche delle vicinanze a chi fa più fatica, delle dimensioni anche di solidarietà, di attenzione, di vicinanza che ci pare estremamente interessante.